Buongiorno alla scapigliatura e benvenuti sul Music Italia. Grazie. Ciao, grazie. Beh, diciamo che con Nicolò, esattamente un anno fa, io e lui sollevavamo la Coppa del Mondo. La Coppa del Mondo con la Coppa del Mondo insieme. Esatto. Io mi sento Cannavaro. Bene, 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 ragazzi. Ma come state vivendo questi momenti complicati, tra l'altro a distanza? Sì, sì, non è semplice, si fanno tante cose, c'è il tempo per fare tante cose, questo è anche così positivo, però poi c'è l'idea che, insomma, è un momento difficile e quindi si fa anche fatica a concentrarsi sulle piccole cose di tutti i giorni. Ma riuscite veramente a fare musica insieme, nonostante la distanza, magari utilizzando la tecnologia? Beh, diciamo che abbiamo fatto musica di quello a Milano, comunque da questo punto di vista non è cambiato molto. Cambia magari un po' la serenità di base, ecco, con cui la fai la spensieratezza, perché comunque la musica è anche una forma comunicativa e quindi quando ti senti un po' vuoto fai anche fatica, no, ad esprimere certe cose, ecco. Quindi questa è un po' la situazione, però non ci perdiamo d'animo e abbiamo deciso di far uscire qualcosa che avevamo già, piuttosto che, tra virgolette, metterci a fare cose nuove anche in questo momento di quarantena. È uscito il brano L'insostenibile leggerezza dell'Indy, un brano molto ironico, e tra l'altro mi colpisce anche perché voi non avete mai amato la definizione di Indy. Punto. In realtà non è brutto il nome di per sé, perché poi Indy sta per indipendente, independent, quindi comunque sentirsi indipendenti è sempre bello, no? Non è che sia brutta la definizione di per sé, e infatti stanno cercando di toglierla, cambiarla. Dall'altra parte, diciamo che per quanto riguarda il panorama musicale che viene definito indie in Italia, ecco, noi ci sentiamo un po' come, diciamo, le ostriche alla festa dell'unità, abbiamo questo tipo di quindi è più che altro un nostro modo di sentirci inadeguati, ecco, più che una colpevolizzare l'Indy. Ma quindi oggi confermate l'idea che l'Indy non è mai nato? No, io penso che l'Indy abbia avuto una sua lunga storia e continuerà. Come dire, l'Indy in questo momento è più un nuovo pop, che è un'ottima cosa, perché il pop ha bisogno di rinnovarsi ed è bello quando trova le energie nell'Indy e non nei capitali e basta, le multinazionali. Però sarebbe buona cosa che accanto a questo nuovo Indy che diventa pop ci fosse poi lo spazio anche per musica indipendente, nel senso di un pochino più così fuori dai canoni, semplicemente. Non che una sia meglio o peggio, per cose più diverse, ma penso che, spero che ci sia, ecco. Ce lo auguriamo. Comunque voi siete tornati lo scorso anno con un nuovo singolo, ma avete aspettato davvero tanto dopo la vostra vittoria al Tenco. Come mai questa attesa così lunga? Perché i belli ci vuole tanto tempo per scrivere. No, penso che comunque noi abbiamo scelto di fare un compromesso con la nostra vita più che con l'arte, no? Quindi, diciamo, se uno non ha diciamo l'obiettivo di scrivere un pezzo perché deve mantenersi, perché deve cercare a tutti i costi di ottenere quel successo così, ma solamente per dare un contributo artistico, allora ci puoi mettere il tempo che ti serve, no? Perché comunque siamo molto anche puntigliosi, facciamo un laborlime, come si diceva una volta, molto lungo, diciamo, sulle nostre canzoni. Però allo stesso tempo abbiamo anche altri libri che dovevamo concludere, dei cicli pre, diciamo, avendo fatto quel disco che eravamo comunque molto giovani, dovevamo concludere dei cicli precedenti che erano un po' più concreti del resto della musica. In quel senso abbiamo fatto questo. Ecco, poi dopo il disco sono passati oggi, sì, 5 anni da quello precedente, però diciamo due siamo stati in giro proprio comunque siamo portati via tanto tempo e bene, il mio film
partita di quest'estate, omaggiate la Grecia, ma è un vero e proprio brano su quelli che sono i ritorni, in qualche modo anche su quello che poi è stato il vostro ritorno artistico. Esattamente, sì, c'era proprio questa idea. E questi è anche un brano sul ritorno come modo per conoscere se stessi, fare un po' il punto su chi si è diventati, e in quel senso era molto autobiografico anche da un punto di vista proprio di band, di gruppo, perché dopo 5 anni l'idea è quella di capire, cioè questi 5 anni sono stati anche spesi per capire dove volevamo andare, che musica volevamo fare, e il secondo disco è difficile da fare, quindi ci siamo posti tutte queste domande e abbiamo cercato di rispondere anche tramite le canzoni. Ascoltando i 3 singoli, io ho trovato un approccio alla musica diverso, forse un po' più cupo e un po' più consapevole di quelle che possono essere anche le difficoltà di oggi. Beh, grazie. Allora, la cupetta è intesa magari come un'autorità più deep, più profonda, avvolgente, ecco, e io semplicemente trovo più avvolgente magari l'azione cupa come lo è la notte, no? Non intesa come l'amarezza, cupa nel senso di clubbing, stata, no? e anche l'idea della notte, la penombra, dell'oscurità, abbiamo sicuramente esaltato questi elementi nella nostra composizione. Volevamo dare creare un sound che avesse una identità, e quindi ovvio che rispetto al primo disco, anche perché sono passati un po' di anni, ascolti nuovi, tante cose che sono emerse, abbiamo cercato di essere più consapevoli, proprio come dici tu. Sì, ma tra l'altro questa consapevolezza, ecco, se ce lo dici vuol dire che l'hai percepito. Comunque io credo che questa consapevolezza si possa percepire anche nell'incertitudine, nella leggerezza dell'inni, proprio per un utilizzo diverso anche dell'ironia. Sì, sì, grazie. era un po' quello il tentativo di scrivere un pezzo che fosse ironico ma non derisorio, di provare a così stare un po' con il piede in due scarpe, come si suol dire, fare un pezzo leggero che mettesse in dubbio il valore della leggerezza e allo stesso tempo però ne traesse dei benefici in qualche modo. Bene, lo scorso gennaio invece avete pubblicato il singolo con Arisa, un artista che avete definito un po' come Mina, come la vostra Mina. È un incontro tra l'altro nato da un'amicizia che dura da anni. Sì, 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 Salva, ci conosciamo, abbiamo passato tanti momenti insieme, abbiamo fatto diverse, anche perché all'epoca io lavoravo con Morgan, lo seguivo con Factor, e lei era appena arrivata, e entrambi eravamo appena fatti entrambi quindi molto scalzonati, si era creata una bella complicità, una bella intesa. Da lì poi abbiamo avuto l'opportunità e la fortuna di frequentarci per un tempo, di suonare sempre insieme, perché poi la cosa di stare insieme con la chitarra ci sta sempre unito. E così dopo non ci siamo più visti per un po' di tempo, che capita poi che sempre l'opportunità di frequentare. Però quest'estate, dopo un paio d'anni che non insomma ci sentivamo per fare auguri ma non ci vedevamo tanto, ci siamo proprio rivisti per caso a Milano sui Navigli, e lei ci ha detto: cosa stai facendo, cosa stai combinando, Nicolò, così. E allora le ho detto che stavamo finendo di un nuovo, e che lei ha potuto ascoltare, si è innamorata della canzone, per me è stato un privilegio. E due che si è portato a Milano appunto dopo anni. Quindi c'era anche quel, perché la canzone si chiama Rincontrarsi un giorno a Milano, Lasciarsi un giorno a Roma di Nicolò Fabi. Ma tra l'altro ti svelo questo piccolo aneddoto, poi la canzone, ho incontrato per caso un locale a Milano, Nicolò Fabi, e
pensa che tra 4-5 siamo con Rita, una canzone che lasciasse un giorno a Roma. E lui mi fa, allora no, in realtà è una trilogia, perché parte a Milano con Memori Migi, no? Innamorati a Milano, poi ci si lascia a Roma, incontra a Milano. Beh, mica male, mica male. Ma tra l'altro è un brano che ha avuto un ottimo riscontro anche radiofonico, passando su Radio DJ. Strano per un brano di questo tipo. Sì, sì, è stato bello. Poi lo passavano spesso anche a DJ Cam Italia, che comunque è una trasmissione molto trasversale. Questa segno che in Italia ci sono ancora, no, emittenti che mettono al centro alto rispetto a logiche di mercato, noi non apparteniamo. È importante comunque anche nella vostra musica l'aspetto visual, perché i videoclip sono sempre molto divertenti. Ce n'è anche uno dove citate Nanni Moretti. È quello proprio. Sì. Molto bene, ragazzi. Grazie mille. Noi speriamo di vederci presto anche per l'uscita dell'album e speriamo soprattutto che esca presto. Sì, adesso vediamo come evolvono le cose. L'album è pronto. Cerchiamo il momento migliore per poterlo presentare anche, ecco, perché appunto così in questo momento storico ci sono probabilmente altre priorità, però speriamo che presto si possa riprendere a fare musica, a fare cultura e tutte queste cose di cui sentiamo la mancanza, e per fortuna poi c'è chi riesce a farla anche durante questi giorni, quindi grazie mille. Perfetto, grazie mille e a presto. Grazie a te, ciao. Ciao a tutti. Un abbraccio.